Oggi siamo qua, siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo a cui il direttore ci ha lavorato intensamente. Parliamo di Francesco Dettori, giocatore che adesso sarà lui che sarà il direttore a spiegare. Era un giocatore che viene qua con una grande motivazione e è il nostro primo tassello della nostra nuova campagna acquisti. Per cui Francesco Dettori del Calcio Parma. È un ragazzo che ho inseguito da subito, da quando insomma, sono arrivato a Padova. È un ragazzo secondo me che ha delle doti importanti. Ha accettato con entusiasmo la destinazione Padova. Ha un po' il procuratore, un po' a parte le battute, insomma. È un ragazzo dai, che abbiamo voluto fortemente. Sono convinto che ci possa dare veramente una grossa mano, ci faccia fare un salto di qualità. È un ragazzo che adesso si spiegherà un po' da solo, ma è un ragazzo che ha qualità, comunque può giostrare in vari ruoli della metà campo, ha qualche gol nelle gambe, quindi è un giocatore che ci dà sicuramente una grossa mano, sono molto contento di averlo preso. Scontato, insomma, dire che sono contentissimo di questa scelta. Come ha detto prima il direttore, per il Padova era una prima scelta e questo ha fatto la differenza in sede di mercato, ecco, perché quando si è voluti fortemente dalla proprietà, dal direttore, dall'allenatore, vuol dire che si hanno tante aspettative, tanta fiducia nel sottoscritto, e per me questo vale più di una qualsiasi questione economica o extracalcistica. Ecco, io sono stracontento di questa scelta, vengo con tantissimo entusiasmo e convinto, insomma, di poter dare una grossa mano e di non deludere, insomma, le aspettative, ecco, che ci sono intorno a me. Ho già giocato anche col mister, giusto, a Cremona, quindi insomma conosci già anche la sua filosofia. Sì, ho avuto modo di lavorare col mister a Cremona e questo ha avvantaggiato, insomma, la mia scelta, perché ho apprezzato molto il suo credo calcistico. Anche caratterialmente siamo molto simili, insomma, a me non piace tanto parlare, insomma, sono molto riservato, però ho sempre avuto nella mia carriera un chiodo fisso, che è quello del lavoro. Sono maniaco del lavoro, maniaco negli allenamenti, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi a qualsiasi età, e il mister ragiona nel mio stesso modo, e questo, insomma, per me è un grosso vantaggio, insomma. Senti, c'erano tante squadre su di te, considerato che eri in scadenza di contratto con la Carrarese, è stato anche l'anno in cui mi pare che tu abbia segnato più gol in assoluto della tua carriera l'anno scorso, una maturità arrivata, esplosa in questo periodo della tua carriera. Sono cambiati i portieri. No, probabilmente sì, mi reputo nel pieno della maturità calcistica, insomma. L'anno scorso è stato un anno a livello personale molto positivo, anche in fase realizzativa, però, insomma, come ho detto prima, penso che nel calcio bisogna sempre puntare a qualcosa in più, e per me in questo momento Padova è qualcosa in più, e la reputo, insomma, una delle migliori occasioni che mi potessero capitare in questo momento della mia carriera. Mi pare di capire che fin da subito l'hai messo in cima alle tue preferenze come destinazione, tutte quelle che ti volevano. Sì, sicuramente, vabbè, insomma, stiamo parlando di una piazza importante, con una grande storia. Stamattina sono arrivato qua, insomma, si respira l'area di calcio, insomma, che per uno che ha sempre fatto questa categoria, insomma, categorie inferiori, fa subito la differenza. Ecco, quando uno trova tutte le credenziali per far bene, si sente appagato, ed è normale che la metta in cima alle proprie preferenze. Ecco, poi, ripeto, la volontà della società e del mister mi hanno convinto fin dal primo momento, e ho messo tutte le altre in secondo piano per questo motivo. Quindi
venendo alle tue caratteristiche, diceva anche il direttore che puoi farlo con tutti i ruoli, però ce n'è uno in particolare che tu preferisci? Sì, nella mia carriera ho ricoperto vari ruoli, insomma, a centrocampo l'ho girovagato un po' tutto, ecco, però mi sento di dire che forse nel ruolo di mezzala è quello, insomma, dove posso esprimermi al meglio. Ecco. Poi per necessità ho giocato anche davanti alla difesa, ho trequartista, ho fatto anche l'esterno, insomma. Però il mio ruolo, quello dove penso di poter dare una maggiore, un maggiore aiuto alla squadra, ecco, quello di mezzala. Indifferentemente destra o sinistra non ha problemi? Sì, a sinistra mi trovo meglio, insomma, nel senso che mi piace giocare verso l'interno del campo col piede forte, io sono destro. Entrare? Sì, per caratteristiche mi piace giocare più a sinistra, insomma, ecco, poi ripeto, per necessità si gioca anche in porta, ecco, non è un problema. Per le tue caratteristiche vai a colmare un piccolo vuoto che c'è stato l'anno scorso, cioè per una squadra che è arrivata quinta, comunque ha fatto un buon campionato, mancavano poi i gol dei centrocampisti, a parte qualche eccezione. Cioè, tu ti senti in questo senso di poter dare qualcosa anche al di là dell'ultimo campionato con la Canarese? Sì, l'obiettivo è quello, insomma, di cercare perlomeno di ripetersi, ecco, poi spero di non averli fatti tutti l'anno scorso. Però, insomma, sì, diciamo che l'anno scorso ho curato forse più degli altri anni anche le palle inattive, questo mi ha dato la possibilità di fare anche qualche corso punizione. E cercherò, insomma, di, come ho detto prima, di migliorare anche questo particolare per cercare, insomma, di essere utile alla causa. Hai parlato anche con Sbraga, tuo ex compagno alla Canarese, hai chiesto qualcosa? Sì, sì. Io sono tipo abbastanza scaramantico nel momento che c'è da prendere delle decisioni, ecco, diciamo che ho cercato di tenere tutto un po' sotto banco fino al momento delle firme. Ecco. Sbraga, ci siamo sentiti perché ovviamente la notizia era nell'aria, però insomma mi ha parlato benissimo sia insomma, dell'ambiente, della società, che del progetto, insomma, tra virgolette, che si vuole portare avanti. E mi ha detto che si vuole fare, insomma, il calcio a un certo livello, bisogna venire a Padova. Io gli ho dato retta, poi al massimo, se si è sbagliato, metterò le mani addosso. Sei più da sbagli tu? Penso lui, perché, no, penso lui, sì. Perché è più grosso, quindi c'ha più spazio. Beh, qualche trattativa aperta c'è. Sì, conto di poter chiudere qualche altra operazione in settimana, però il mercato è un po' difficile adesso, non è che si sbloccano le trattative così facilmente. Intanto abbiamo provato a casa Francesco. Direttore, intanto benvenuto, con quali sensazioni e con quali obiettivi arriva Padova? Grazie mille, le sensazioni sono tutte positive, insomma, sembra di aver preso parte, insomma, una famiglia, e questa è l'atmosfera che ho respirato da subito. Sono contentissimo, insomma, perché era la mia prima scelta in questa sessione di mercato, venire a Padova, e sono orgoglioso, insomma, di quella della scelta che ho fatto. Ecco, vengo con grandi stimoli, con molta voglia di lavorare, di mettermi a disposizione della squadra per cercare di raggiungere qualche obiettivo importante. Ti descrivono come un centrocampista, delle spiccate doti offensive, ti piace giocare all'esterno, in fascia. Adesso in conferenza stampa raccontavi che ti piacerebbe giocare sulla fascia sinistra, perché? Sì, no, io ricopro il ruolo di mezzala e gioco spesso nella parte sinistra del campo perché mi piace centrarmi e avere tutto il campo a disposizione per giocare col mio piede forte, che è il destro, ecco, però insomma
Questo è un dettaglio, nel senso che ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo e se ci sarà insomma da giocare anche da un'altra parte non ci saranno problemi. L'importante è cercare di lavorare per raggiungere qualcosa di importante, perché siamo venuti qua per questo. C'è un giocatore a cui magari ti ispiri? Mi ispiro a tanti giocatori, nel senso che ammiro tantissimo giocatori di livello mondiale come Iniesta, Pirlo, insomma, però sono inarrivabili per giocatori come noi, ecco. Però se c'è da magari da rubare qualche segreto o qualcosa, ci mettiamo là e proviamo a studiare. Arrivi a Padova, dicevi prima che hai quasi un po' odorato il profumo di una famiglia, ma d'altra parte insomma qui conosci l'allenatore con cui hai già avuto modo di allenarti, di giocare anche a Sbraga. Poi di Padova cosa conosci? No, di Padova conosco poco, se non insomma la fame di calcio insomma che c'è, perché mi è capitato di venire a giocare da avversario e c'è sempre quella gran attaccamento da parte della città alla squadra, ecco. In questa categoria avere un pubblico così non è per tutti, e al di là di quello insomma piano piano cercherò di scoprire pregi e difetti della piazza, della città insomma, ma senza fretta. In questo momento l'obiettivo è cercare di arrivare al ritiro, lavorare nel miglior modo possibile, perché le partite sono col piede giusto.